se è una Q avrà successo, è matematico. Così si ripetono da qualche anno a questa parte tutti i progettisti Audi, e infatti hanno deciso di allargare la gamma Q, cioè quella dei SUV, perché questo tipo di auto va sempre di più, è sempre più alla moda, ma non solo verso il basso. Abbiamo visto la Q2 che vi ha fatto discutere tantissimo sul nostro canale YouTube, ma ora andiamo verso l'alto, perché arriverà molto presto la Q8, cioè la SUV più potente, sportiva e lussuosa mai vista della gamma. Di cosa si tratta? Beh, si tratterà di una versione coupé e più sportiva della mastodontica Q7. Attenzione però, perché qui a Detroit ha debuttato soltanto il concept, cioè il prototipo. La versione di serie la vedremo soltanto nel 2018, quindi l'anno prossimo. Eppure però in Audi dicono che il design di questo prototipo, che vediamo qui veramente stravagante, le ritroveremo in gran parte anche sul modello di serie. Allora andiamo a vedere un po' cosa troveremo nel 2018. Beh, un single frame ancora più estremo, tridimensionale, enorme, prese d'aria molto cattive. Guardate la zona posteriore con quel fascio di luce tutto unito, e i terminali di scarico sempre più grandi. Cerchi lega ovviamente oversize, ormai così detta la moda, ma ci sono anche tutta una serie di tributi alle Audi del passato, e questo non mi dispiace. Guardate per esempio il montante posteriore, quello che chiamano C, che è piatto, molto inclinato, ed è un tributo esplicito alla mitica Audi 4 degli anni 80. Devo essere sincero però, non amo particolarmente i SUV, ve lo dico sempre, e quindi la parte che mi ha entusiasmato di più di questo prototipo sono gli interni, che sono veramente spettacolari perché danno veramente un assaggio di futuro. E poi sapete che sulle ultime Audi hanno raggiunto un livello di qualità e tecnologia pazzesco, e lo ritroviamo su questo concept, dove abbiamo addirittura una versione ancora più tecnologica dell'Audi Virtual Cockpit, questa strumentazione interamente digitale che abbiamo imparato a conoscere sulle ultime Audi, e poi è DAP display ancora più tecnologici, addirittura che offrono la realtà aumentata. Insomma, ben fatto per gli interni. Ma cosa c'è sotto il cofano? Beh, è un prototipo, ma vuole già dare un'idea di cosa potremo trovare sulle Audi del futuro. E infatti, guarda caso, abbiamo un powertrain ibrido plug-in, quindi con un motore a benzina, in questo caso è il 3000 TFSI V6, abbinato ad un motore elettrico e al cambio automatico a 8 marce. La batteria, nei disegni tecnici abbiamo visto che è messa dietro, diciamo sotto il pianale di carico, ma non sappiamo quale autonomia avrà e quali livelli di efficienza saprà garantire. Sappiamo però la potenza sarà molto sportiva, l'abbiamo detto, il Q8 deve essere un SUV sportivo, il Q7 sportivo, e quindi 449 cavalli e 700 Nm di coppia, che verranno scaricati molto bene a terra secondo me, perché ovviamente ci sarà l'immancabile trazione integrale 4. Insomma, ormai la strada è tracciata, dobbiamo abituarci, ci saranno sempre più SUV, Audi in primis ce lo dimostra, perché i clienti li vogliono, piacciono sempre di più. A voi piace questa nuova politica che hanno preso le case di offrire sempre più sport utility? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Io adesso vi saluto, ciao, alla prossima auto!